Ciao gente, eccoci a un video di God of War. Adesso, in questo episodio, cercheremo di uscire dai Lime. Di nuovo. Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre e tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe, sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Non te lo dimenticare. Ora no, c'è lo sprufone però. Torna alla vetta, fatto. Trova un modo per uscire dai line. Aspetta. Ah, no, niente. Ce n'era uno lì dietro. Ricordavo No, giusto. siamo tornati a El. Non solo, siamo finiti nella parte peggiore di El. Va bene, allora. Una nave. Andiamo, ci risparmierà solo metà strada verso il tempio di Tyr, ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto, ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. Ragazzo. Non ero io. Ah già, qualche video fa avevo preso anche le abilità del terzo livello. Queste, mi pare. Queste due qua non mi interessano, non è nel mio stile, diciamo. Non lo consiglio qual è. Ero io. Ma noi siamo dei. Possiamo fare quello che vogliamo. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua mamma poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. Allora no, qui non c'era niente. Qui ci ho tra poco. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. No, ma è come sei diventato ultimamente.
So che è colpa mia se siamo qui. Che no, chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Ora fammi pensare. Voilà. Oh shit. Ma sì, dai. Aspetta, c'era anche qualcos'altro? No, a posto, niente. E vai. Posso posizionare le lame? Fra un attimo. Qui ci andiamo tra poco. Dai però, cambia. Tutto qui? Ok, dai, riprova. Seriamente? Tutto qua? Baldur. Un attimo, forse ho visto Baldur. Togli il forse. Preferiresti morire che sentire ancora? Certo.
feriremo. Sì. Sciogli l'incantesimo. Non ti prego. Ti prego. Sciogli. Così. Che faccio? Figlia, fidati di me. Ecco, dai. No. Sì. Non lo farò. Avanti. Avanti. Mi hai rovinato la vita. Esatto. Possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... No. Se non scioglierai, madre... Fallo. Avanti! Dai! Avanti! Mi hai fatto? Frey e sua madre, perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto. Chiama la barca. Andiamo.
5 5 2 2. Magari faccio qui to. Penso che possa navigare. C'è me. Fammi spazio. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il Tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava! Skidbladnir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. A cui non ho mai visto un iceberg così grande. Almeno il fuoco scalda. E ora? Stai tagliando. Lascia gli spazi. E ora che le vele sono libere? Guarda. Così. Stiamo volando. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. E ora siamo bloccati. Siamo di nuovo incagliati. Per poco. Resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme terra volata.
Atreus. Ti aiuto? Insieme ora. È fatta! Siamo liberi! Noi usciremo di qui. Affrontami, padre! È ora di farla finita! Sì, figlio. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Iceberg, a bordo! Tieniti! Ok, a che cosa? Cioè, il punto è questo. Non è che la barca dovunque noi... Barca, nave, dovunque noi siamo qui in giro, va dritto fino a qua. No! Fa tutto un giro, proprio. Tutto un giro. Tipo, fa così. Arriviamo là vicino, proprio vicino, vicino a quell'uccello gigante. E per poi tornare qua. Ma vi pare? Della gente non è che mi fighi tanto, visto che ne ho. Aiosa. No, non ti azzardare. Pensavo di aver sentito una strega Seidr. Dietro di te! Qualcosa ci ha fermato! Da bordo! Archione! Ci penso io! Quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Cioè, visto? Stiamo facendo un giro largo. Piedi. Sta giù, merdina. Ribordo!
Ricordo! Dai però! Pure la strega Seidr. Adesso arrivi via di El. Acceso? Che si tratti di magia o di quelle là? A che punto siamo? Arcocan! Vitto! Quell'aquila è ben visibile eppure nessuno dice un cazzo. E ora facciamo giro a versione U. Ci meglio intagliato la resistenza. Qual è? Beh, cos'è? Nah. Non mi dire. Fuoco spento, a bordo. Singola giunta. Un attimo arrivo. Nah, ciao. Ah, per fare il 100% del gioco non c'è bisogno di fare anche le prove. Ti
Ok, so. A qualcuno sicuramente ciò può dare a rogne. Non ricordo più cosa per il tuo, vabbè. Ok, no, c'è qualcosa per ricarica. Mi accontento. Altri arpioni! Ma dai. Di nuovo fermo. La prua della nave è stata arpionata. Dobbiamo sganciare l'arpione. Dietro di te. Dove li ha presi qui? Perché non li ho visti? Vabbè. Vai, io sembra che l'armatura sia verde. Ci siamo? È ora, figlio mio. Dai uno sguardo a quello che hai fatto. Tanta nebbia. Thanks. Piano. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi. Già, camera si ce ne andiamo da qui. Ora. Basta che non ci ammazziamo facendolo. È qui che Odino raccolse tutti gli indizi sugli Otomani. Bello! Sei cioppa. Poia? La sala viaggio tra i regni. Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Ok.
guardate là, il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato, ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... Guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. È il tuo. Oh. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Quel simbolo sulla porta del tempio sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e ansia. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. Visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Quale vecchio? Ce ne andiamo? Sì. Come vuoi. E invece sì, ha visto. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Così mi sblocca Niflheim. Baldur è figlio di Freya. Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir? Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così.
Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Ok, stacco quel video, ci vediamo al prossimo. Ciao.